Hola! Altra puntata di magia! Di magia! E in questa puntata... gira la ruota. La performance si chiama percezioni extrasensoriali. In cosa consiste? Abbiamo un cubo. Oddio, devo chiudere gli occhi quindi. No, ok. Abbiamo un cubo, una scatola. Vedete? E un cubo. In ogni facciata di questo cubo c'è... Quante sono le facciate del cubo? 6. Ci sono dei disegni. Questi disegni rappresentano, vediamo se ci arriva, i 5 sensi. Bravissimo, Stelin, più uno che esatto. È misterioso. Ok. Quindi quando è questo, è il senso di sto cazzo, ricordati. È molto sto... bene, va bene. Ora Dani dovrà scegliere un senso da mettere dentro questo cubo. Il senso che tiene verso l'alto è quello che ha scelto. Okay. Tipo, che so, scegli la bocca, mm-hmm. Gusto, lo metti verso l'alto e chiudi e mi consegni il cubo. Ok. Ora io guarderò con i miei raggi X all'interno del cubo, mm-hmm. E scoprirò esattamente cosa tu hai scelto. Ok. Pronto? Allora girati. Fai vedere a loro. Sì, mettimi, sì, certo. Ok. Certo, amante. Tu girati. Sì. Ok. Aspetta, scusami. Entro Elaine. Va bene, allora io scelgo. L'hai fatta vedere? Sì, aspetta. Non girarti ancora. Chiudi col coperchio. Sì, aspetta, che devo ancora metterlo dentro. Prego. Ok, questo è il cubo. Ora io lo terrò alle spalle. Ride già. Lo terrò alle spalle. Sì. E tenterò di indovinare quello che Dani ha percepito. Cioè, no, non facendo gioco di magia, Dani ha percepito il senso di sto cazzo. Perché. Però quello è un mio gusto, non è la magia. Certo. Ora io. Questa è la scatola, vedete? Mm-hmm. Ora io farò simsalabim. Qual è la formula magica? Vuoi dire una formula magica? No, prego, dilla pure tu. Sei tu mago. Ah, hai ragione. Sto cazzo. Oh! Com'era la poesia di Charlie? Oh, se solo avessi quel culo. Oh, se solo avessi quel culo. Quindi io dico che Dani ha scelto l'udito. Giusto. Sì. Secondo me non te lo faccio vedere, lo nascondo perché non devi vedere. Ok. Secondo me qual è il trucco? Sì. Allora, io ho visto che sopra, tipo in alto a destra di ogni faccia, c'era un simbolino o un buchino, non lo so, ma secondo me sono 6 diversi e quindi tu, essendo dietro, apri il cubo, tocchi. Al tatto senti qual è? Tu dici che io ti tillo? Esatto. Okay. Senti qual è? E allora io faccio un'eccezione questa volta. Vuoi solo quel cubo o la scatola? Voglio il cubo. Analizza il cubo. La scatola non puoi più analizzare. Ah no, ci sono questi simbolini qui. Però allora tu toccalo e dimmi se ci sono diversitudini. Allora, non ci sono diversitudini. Io quello che mi riferivo in realtà sono proprio all'interno. Vedete, questi sono due quadratini rossi. Qui sono due quadratini blu. In qua sono verdi. Qua. Quindi ritenta. Questo non è. Ritenta, sarebbe più fortunato. Io dico il mio giorno. La scatola non la posso guardare. Hai scelto il cubo. Beh, ritenta. Prova un altro metodo. Cioè, prova a indovinare, non so. Cosa cazzo sei? Che ne so, sto facendo le prove. Allora, io ho scelto questo, quindi l'ho messo in alto, così. Tu mi hai dato il cubo. Hai scelto tu? Il cubo, scusa, tu mi hai dato la scatola, io l'ho messo dentro. Quindi la scatola l'hai anche toccata, fra virgolette. La scatola l'ho toccata, ma non l'ho esaminata così a fondo. Ho visto che però non è trasparente, poi comunque tutto lo sono messa dietro, quindi... Poi, cioè, scusate, cosa di trasparongi, è anche bella spessa, quindi non è trasparente. Allora, all'interno, all'interno della scatola, infatti, non mi sembra di aver visto. Puoi anche ficcarci il naso. Nulla. Qua. Prendi? Sì, ma che. Allora, vi spiego il trucco. Lo dico. La persona, scegliene uno a cazzo. Vai, sì. Sceglie. Udito. Lo mette qua e chiude. Tu cosa fai? Lo posizioni all'interno. Cioè, scusa. Ogni tanto gioco con queste cose. Sì, lo posizioni alle tue spalle, diciamo, nella schiena. Alzi il coperchio e lo metti così.
Dopodiché capovolgi la confezione e dal lato dello spettatore sembra chiusa, ma dall'altro lato si vede esattamente quello che è. E quindi tu lo vedi e lo dici, cioè finisce lì, solo che noi siamo molto vicini, quindi... Quindi Dani è stato di nuovo per la seconda. Per la prima... E niente, si è scaricata la fotocamera dopo un'ora che stava andando, solita fotocamera. Come al solito. E comunque dicevo che Dani è stato di nuovo trollato e ne sono veramente felice. Quindi ci vediamo alla prossima come puntata di Magui. Come basta poco questa ciccia per essere felice. Questo è tutto e ci vediamo alla fine. E aspetta Dani.